127 miles per hour, right down the center. He did well to get that service return back in play, but Sampras came up with a great backhand cross court. Got him back to deuce, so Sampras dodging a couple bullets here. 15, Agassi again jumping off to a quick start on Pete's serve. Seventh game, first set. Nice looking safe forehand volley, Leaf. He just kind of guided that ball up the line. Again, play to the open court and then take a good position at the net. And you can see how Sampras does that beautifully here. Watch how he controls that volley. His racket face is open. So often the Sampras form hinges on two things, the serve and the backhand, and he's been striking the backhand pretty well, and he ended it, of course, quite brilliantly against Krajicek. What we've got here on the tour this year, the premier server and the premier returner, they dominate in both departments. Well, I wonder how many players could have dealt with that. Needs the towel. I don't think he's dizzy. Just getting it up, and it spun back a little bit. Agassi trying to hit it around the corner. I wonder whether he mightn't have tried a little lob here. Wonderful depth on the half volley. Just past the half hour mark, 3 points for 5-4. Game, Sampras. Another love game for Sampras. Three of them in his five service games so far. He's ahead, 5-4. Well, three missed first serves now, giving Agassi the chance. Persuading Sampras to stay back. Oh, what a smart move it turned out to be. Probably just took Agassi by surprise, made him take his eye off the ball, check his stroke. And Sampras' forehand is... looked so secure. Game, Sampras. Well, Agassi again thinking the call might have been a poor one. I have Sampras to say that I thought that found the line. Lovely footwork from Sampras again to stop and get the big forehand into play. Seconda per Querten, vediamo se Sampras scende. Esce invece il rovescio di Guga, che sta cercando da fondo di pressare soprattutto Sampras sul rovescio dell'americano, che è un po' il colpo più vulnerabile, fatto ovviamente le debite proporzioni, perché stiamo parlando del giocatore che ha dominato il circuito negli ultimi anni, però ecco, il rovescio a rimbalzo di Sampras è il colpo più attaccabile dell'americano.
qui ha preso la rete molto bene con il taglio in back sul rovescio. Ottimo il lavoro di Sampras, molto lucido. È un gran punto, si è lavorato tutto il punto da fondo campo per poi prendere, fare questo rovescio in back e prendere la rete. Ancora in ritardo dalla parte del diritto Guga, ma ancora un buon rovescio di Sampras. Insomma, il termometro delle giornate migliori dell'americano è il rovescio. Dicevo, il suo colpo più vulnerabile, quando trova questa profondità, significa che è il miglior Sampras. E c'è ancora una palla break. Sta sbagliando pochissimo Sampras da fondo campo, che normalmente dovrebbe essere tra i due quello che dovrebbe sbagliare di più. Gran volé, prende in contropiede Querten. Insomma, l'applauso per un Sampras che sta dominando questo primo set. Ancora l'attacco in back e poi la capacità all'ultimo di muovere la traiettoria con il polso, la classe di Sampras. Uno stile incredibile, sta facendo tutto perfettamente bene. 5-1 e può servire per il primo set. E questo è il quinto ace, ancora con la slice da destra. Poi vedremo alla fine di questo set con la grafica come ha distribuito i 5 ace Sampras, e comunque 4 ne ha realizzati in questo modo, con la slice ad uscire da destra. A questo punto Sampras ancora a rete sulla seconda e poi la volée di diritto profonda. Non c'è tempo, rimaniamo in presa diretta, 0-30. E questo è il primo ace di Querta. E questo è molto importante, si deve cercare di aiutare, di migliorare il servizio almeno per rimanere agganciato un po' alla partita, sennò gli potrebbe scappare molto facilmente. E questo è buono, aveva pochi centimetri Querten, però l'ha messa sulla riga. Questo è un punto giocato bene da tutte e due le parti, lui ha giocato un passante difficilissimo. Da 0-30 a 30 pari, anzi chiamato fuori il diritto di Guga, quindi è 15-40, due palle break. C'è stato probabilmente l'overrule del rabbio di sedia che non abbiamo sentito. Qui si allunga Sampras e salva la prima palla break Querten, 30-40. Querten che ha aperto le... Corto il lob e questo è fuori. Ha riprovato ancora il lob che sicuramente appartiene al repertorio di Querten, però è uscita un po' troppo corta la traiettoria, 0-15. La forza di Sampras è sempre quella di continuare nel suo schema avanti, anche avendo giocato un game così così, ma il suo schema è sempre quello lì di mettere molta pressione. Sceso Sampras in questo palleggio tutto sulla diagonale del rovescio. Ancora Sampras comunque a non dare troppo ritmo a Querta, che adesso è nuovamente in difficoltà sul proprio servizio. 0-30, anche un Querta stanco dopo questo lungo palleggio. Sure, it was a half volley or a ground stroke. It was, well, it can be a very awkward shot, that one.
Hit so hard as well. 14. Well, absolute bullet that one, 130 miles an hour. Getting his arm into gear straight away. 13. Not one of Sampras's best first volleys, but look at the reflexes on that shot. Rafter going right at him. Doesn't often get called for foot faults. Didn't see an obvious one. Oh! 13-15. Problem there for Rafter. I mean, he's happy at the moment just to get his racket on the service of Sampras, and then you just get set up for that, and Sampras is not going to miss too many of those. Just a little look at the line judge who called him on the foot fault. Game Sampras. Three games all, che può prendere una piega da una parte all'altra in ogni momento. La velocità di gambe di Santoro è straordinaria. Ma Sampras è lì molto attento. Aspetta il rimbalzo della palla, non gioca lo smash a volo, ne ha sbagliati troppi, vedete? E poi, in sicurezza. Conquista la presa numero uno della giornata. La testa di serie numero due, Marat Safin, ex numero uno del mondo l'anno scorso, eliminata dallo svedese Thomas Johansson 7-5-7-5. Per quanto riguarda, e qui finiamo il discorso relativo al tabellone, per quanto riguarda i colori azzurri, fuori al primo turno Andrea Gaudenzi, mentre Pete Sampras strappa ancora applausi con questo smash. Ebbene, dicevamo, fuori il nostro Andrea Gaudenzi, eliminato proprio da Fabrice Santoro con il punteggio di 6-0-6-3. Andrea Gaudenzi è stato numero 20 del mondo. Bene. Oh, what a brilliantly manufactured shot. He had to put on the brakes. 15-0. Yes, he did, and you can see why Sampras's forehand is held in such high regard. Adjusting the last second. And so precise. 30-15. Sampras knows better than anyone else. It's so important to stay ahead in the count when you're serving, get the first couple of points on the board. The last couple of games, he's allowed Safin to grab onto something. His volleying was magnificent against Agassi. That was right up there. That was a good return. It's hard and low, and it's away. And Sampras just reaches out and pretty much steers it cross court for a winner. I mean, he's got to be in the zone to play that volley.
That's perhaps the cleanest forehand that Agassi struck. Well, Agassi's forehand might be the cleanest forehand ever struck by anyone. I mean, that is a machine. Sampras is just 30, awesome. Finishing off that with that cross-court backhand. Boy, that was hit like a rocket. This is going to be the first time that Agassi's met somebody this year that can actually hit the ball as well off the ground as he can. This is what Sampras has to do. He has to try and dominate Agassi from the back of the court, or at least let Agassi know that he's not going to be dominated. In other words, he's going to try to take advantage of any short balls, put pressure on Agassi, having to do a little bit more.